Nel mese di dicembre del 1223, esattamente 800 anni fa, San Francesco ritornava da Roma, dove il Papa Onorio III gli aveva consegnato la Regula Bullata. Aveva cioè riconosciuto ufficialmente la sua famiglia religiosa. Francesco passò nella Valle Reatina per rientrare ad Assisi, ma si fermò in un paese di montagna, a 700 metri sul livello del mare, sperduto in una vallata fra Lazio e Umbria. Un paesino povero, abitato da pastori, dove era presente una piccola comunità francescana. Volle fermarsi lì per celebrare la festa di Natale, una festa che, secondo le indicazioni dei suoi più antichi biografi, stava molto a cuore al santo di Assisi. In quel paesino, povero, di montagna, San Francesco volle realizzare per quella festa di Natale una rappresentazione originale. Ne abbiamo notizia dal suo primo biografo, Tommaso da Celano. Leggermente più giovane di Francesco, lo aveva seguito intorno al 1215. Era stato poi mandato in Germania come responsabile del gruppo francescano in grandi città del mondo renano. Ritornò in Italia in tempo per assistere alla morte di San Francesco il 3 ottobre del 1226. E subito dopo, per incarico del Papa Gregorio IX, compose La vita del Beato Francesco. La stesura di quest'opera era finalizzata a preparare la canonizzazione del santo, che avvenne proprio nel 1228. Il Papa Gregorio IX aveva conosciuto bene Francesco quando era ancora cardinale ed era stato protettore del suo ordine, garante presso i precedenti pontefici. Il frate Tommaso da Celano, a cui è attribuita anche la famosa sequenza Dies Irae, mise insieme una ricca documentazione sulla vita di San Francesco e pubblicò questo testo mirabile, molto antico, vicinissimo agli eventi, da cui noi traiamo queste prime e fondamentali informazioni. L'opera di Tommaso da Celano è divisa in tre parti, perché l'autore vuole seguire idealmente i tre momenti della vita di Gesù: l'incarnazione, la passione e la risurrezione. La prima parte della sua vita termina proprio con il racconto del Natale di Greccio, mentre la seconda parte culmina con l'episodio delle stigmate e l'ultima con la morte di Francesco e i miracoli compiuti da lui dopo la sua morte. Lasciamo dunque la parola allo stesso fra Tommaso da Celano
perché ci racconti l'episodio del Natale di Greccio. L'aspirazione più alta di Francesco, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma, era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro. A questo proposito, è degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il santo realizzò 3 anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio, il giorno del Natale del Signore. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco. Vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda alla greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuta come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di una gioia mai assaporata prima davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Il santo è lì, estatico, di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucaristia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco si riveste dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Veramente la sua voce, voce forte, voce dolce, voce limpida, voce sonora, invita tutti ai premi più grandi. Poi predica al popolo che lo circonda e con parole dolci come il miele rievoca la nascita del re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore grande, lo chiamava il bambino di Betlemme, e quel nome, Betlemme, lo pronunciava con un suono come belato di pecora, riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto. E ogni volta che diceva «bambino di Betlemme» o «Gesù», passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. In quell'occasione si moltiplicano i doni dell'Onnipotente, e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha un'ammirabile visione. Vedeva infatti un bambinello giacente nella mangiatoia privo di vita.
Vedeva quindi il santo di Dio avvicinarsi a lui e risvegliare lo stesso bambino dal sopore del sonno. E tale visione prodigiosa non discordava dai fatti, perché il fanciullo Gesù, nei cuori di molti che l'avevano dimenticato, veniva suscitato e impresso nella loro memoria affettuosa, ad opera della grazia divina per mezzo del suo servo San Francesco. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Il fieno che era stato collocato nella mangiatoia fu conservato, perché per mezzo di esso il Signore guarisse nella sua misericordia giumenti e altri animali. E davvero è avvenuto che in quella regione giumenti e altri animali colpiti da diverse malattie, mangiando di quel fieno, furono da esse liberati. Anzi, anche alcune donne che durante un parto faticoso e doloroso si posero addosso un poco di quel fieno, hanno felicemente partorito. Alla stessa maniera numerosi uomini e donne hanno ritrovato la salute. Oggi quel luogo è stato consacrato al Signore e sopra il presepio è stato costruito un altare e dedicata una chiesa a onore di San Francesco, affinché là, dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, come nutrimento dell'anima e santificazione del corpo, la carne dell'agnello immacolato e incontaminato, Gesù Cristo, nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso per noi. Egli, con il Padre e lo Spirito Santo, vive e regna eternamente glorificato nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia. Con questo capitolo 30 termina la prima parte della vita e delle opere del Beato Francesco, scritta da Fra Tommaso da Celano nel 1228. È la documentazione più antica che abbiamo sulla iniziativa del presepe di Greccio. Dobbiamo ritornare a riflettere su questo racconto per gustarne la ricchezza teologica e per cogliere in profondità il senso che San Francesco ha voluto dare al Natale. La vita.